commissario all'ambiente dell'Unione Europea qui dopo un periodo non particolarmente felice che abbiamo avuto soprattutto in Campania? Ah, significa innanzitutto una grande attenzione della Commissione europea al nostro paese, all'Italia, ma soprattutto alle regioni del sud e alla Campania in particolare. Io ho voluto particolarmente svolgere questo convegno qui a Caserta proprio perché da qui deve partire anche un rilancio vero anche delle politiche ambientali nel nostro paese. Devo dire subito che abbiamo fatto un po' di ritardo perché il commissario ha voluto vedere, ha voluto toccare con mano la situazione dei rifiuti nella nostra provincia. Siamo stati in visita alla discarica Maruzzella a Sant'Amaro, dove il commissario ha visto con mano la difficoltà nella quale, diciamo, dal punto di vista ambientale si trova questa regione. Da questo punto di vista anche l'incontro che ha avuto con i vertici regionali, con il Presidente della Regione, con il Vicepresidente Bonamitacola, ha avviato un percorso per cercare di tamponare il problema importante che abbiamo. Ma venendo alla plastica, sicuramente è il tema del momento. E su questo noi non dobbiamo demonizzarla innanzitutto. Il problema è che dobbiamo sicuramente passare ad un'economia circolare della plastica, cioè effettivamente il ciclo si deve concludere, dobbiamo fare in modo che soprattutto i produttori con una progettazione responsabile siano in grado di mettere in campo una produzione che sia poi gestibile dal punto di vista ambientale. Anche perché le soluzioni alternative alla plastica non ci sono, la bioplastica non è ancora un sostituto adeguato per questo prodotto, quindi dobbiamo fare in modo di lavorare e di lavorare tutti insieme. Ed è importante che questo messaggio parti proprio da una regione del sud, perché le politiche di qualità hanno maggior senso se partono dalle regioni maggiormente in difficoltà. La stazione zoologica Anton Dorn di Napoli ha realizzato uno studio sulle microplastiche che riguarda anche il Golfo di Napoli. Lei qui ha ospite il ricercatore Christophe Brunet. Da questo studio è emerso che l'ecosistema è in parte alterato. In che modo terrà in considerazione il Parlamento europeo e anche la Commissione di cui lei fa parte questo studio? Il Parlamento europeo sta facendo di tutto, grazie anche agli input della Commissione, per attuare una politica, come dicevo prima, circolare per la plastica. Dobbiamo porre rimedio, in discussione proprio in queste settimane il dossier sulla plastica monouso, dove è previsto il ban totale di alcuni prodotti, come per esempio le astucce dei cotton fioc o delle aste con le quali si gira il cocktail. Quindi alcuni prodotti possono essere sicuramente evitati, dobbiamo però stare attenti a non criminalizzare l'intero settore perché esistono anche degli usi fondamentali che questo particolare materiale può assicurare. Quindi avanti ma con cautela.